Allora, quello che abbiamo fatto è questo. In un momento in cui ci siamo resi conto che c'era il lockdown non solo in Italia ma anche all'estero, quello che abbiamo preso in considerazione da subito era la riconversione dell'attività produttiva. E ci siamo anche resi conto però della complessità nel fare questo perché, diciamo, soprattutto per quanto riguarda le mascherine chirurgiche, che è poi l'oggetto del nostro progetto, richiedevano appunto una serie di complessità a livello burocratico, a livello proprio normativo. E quindi ne ho parlato con anche il segretario di Confartigianato, il segretario generale Tiziana Pettenuzzo. Insieme a lei ho cercato di ragionare su come si sarebbe potuto realizzare questo progetto. E in questo senso quindi diciamo la progettualità si è mossa in una prima fase esclusivamente per la nostra azienda, per una riconversione della nostra azienda. Che quindi a questo punto diciamo, lei si era fermata di produrre, quindi si è bloccata anche l'attività manifatturiera, in quel momento era bloccata. Quindi io dopo aver parlato appunto con Tiziana Pettenuzzo e aver fatto un ragionamento anche più ampio, ho creduto fondamentale portare avanti questo progetto anche con altre imprese, quindi estenderlo alle imprese di confartigianato moda, quindi una sezione di confartigianato. E quindi abbiamo fatto delle videochiamate, dei meeting nei quali ognuno ha diciamo, esposto la propria disponibilità a partire con questo progetto. Il progetto però appunto presentava anche delle complessità di costruzione, soprattutto per quanto concerne la prototipazione di questo prodotto. Confartigianato ha messo quindi a supporto delle imprese, la consulenza dell'Università di Padova per quanto riguarda l'ottimizzazione del processo produttivo, quindi delle consulenze di tipo ingegneristico attraverso il professor Maurizio Faccio e con lui, quindi con un gruppo ristretto, quindi io per quanto riguarda la mia società, appunto la Paul che produce oggi calzature da ballo e Pibitex, che è sempre un'azienda del tessile, insieme quindi a Piero Baldisserotto, insieme in forma ristretta abbiamo portato avanti la costruzione di questo progetto. In particolare appunto in questa prima fase. Lui si è occupato della prototipazione del prodotto, io invece per quanto concerne la parte proprio di startup, quindi di condivisione delle informazioni e anche di raccolta di informazioni dai bisogni di altre imprese di confartigianato, perché il cuore del progetto era questo ed è tuttora questo. Se noi riusciamo a raccogliere i bisogni delle imprese di confartigianato, intanto per il progetto Mascherine, ma in un futuro anche per altri progetti, quindi partendo dal bisogno degli imprenditori, abbiamo pensato che mettendole a sistema e ragionandole nella qualità appunto di imprenditori del tessile, avremmo potuto e quindi possiamo anche attualmente andare a restituire il prodotto adatto alle loro esigenze. Quindi abbiamo fatto questo ragionamento condiviso, abbiamo pensato che siamo in tante come imprese di confartigianato, solo associate a Padova sono circa 8.000, in Veneto sono circa 25.000, quindi dati importanti. Quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione delle imprese di confartigianato intanto, ma non solo, anche per altre categorie produttive, le competenze delle imprese del settore moda di confartigianato. Quindi da un bisogno portare avanti un prodotto in risposta a questo bisogno e far lavorare contestualmente tante imprese. Quindi le imprese diventano anche acquirenti ma anche promotori di un progetto. Questa è la sintesi di questo progetto. E quindi in questo momento le aziende coinvolte a livello progettuale sono due, ma l'intenzione è che se i volumi di questa progettualità crescessero, intanto per questo progetto mascherine, ma in un futuro anche per altri prodotti, sicuramente si andrebbe a riattivare non solo diciamo, due aziende, ma per un bisogno appunto di far fronte ai numeri richiesti, anche tutta la filiera delle aziende che sono interessate ad occuparsi di questo. E tra l'altro un aspetto cruciale, è stata la parte di svolgimento del processo produttivo della mascherina.
Perché mi focalizzo su questo aspetto? Perché sarebbe stato molto più semplice scegliere di svolgere questa produzione esclusivamente in uno strumento, scusate, in uno stabilimento altamente automatizzato, quindi con dei macchinari altamente automatizzati che avrebbero permesso la produzione di mascherine a prezzi bassi. Invece abbiamo fatto un ragionamento specifico e focalizzato sull'attività umana, quindi quella degli artigiani, e abbiamo pensato di alzare un po' i prezzi, perché è lì che c'è il costo, diciamo, principale prodotto, ma di rendere lavorabile la mascherina proprio dall'uomo, quindi per permettere alle imprese artigiane, quindi tutta la filiera, di rimettersi in campo e di riaprire le aziende anche a vantaggio di tutti i lavoratori coinvolti. Quindi le mascherine sicuramente costerebbero e costeranno un po' di più rispetto a quella che è la mascherina che esce da una macchina, ma quei centesimi in più in realtà favoriscono la ripartenza di un sistema produttivo padovano e perché no, magari un domani regionale o anche più ampio. Com'è che la tua azienda, ma anche le altre del settore, stanno vivendo questo momento di difficoltà? Cioè, è in effetti un momento di difficoltà nel caso del Ballo che ha subito in particolare il tema del distanziamento sociale, della disgregazione delle persone, ne ha risentito particolarmente. Noi esportiamo molto anche all'estero, ma la stessa cosa è accaduta anche all'estero. Ci sono delle variazioni di comportamento, ma è abbastanza similare in questa fase. Quindi sicuramente la difficoltà c'è e quello che stiamo vivendo è naturalmente la preoccupazione per il futuro prossimo. Quindi però siamo altrettanto consapevoli di non rimanere qui fermi ad aspettare che qualcosa succeda, ma stiamo già ragionando con il nostro team affinché ci siano delle alternative di offerta in modo da poterci comunque riposizionare. Io credo che sicuramente l'unione fa la forza, ma c'è anche la possibilità di valorizzare i talenti di ogni singolo imprenditore e relativi collaboratori, perché è proprio dall'unione che ognuno può esprimere se stesso, può esprimere la peculiarità della propria azienda e metterla a sistema. Quindi in realtà da una cosa semplice può aprirsi uno scenario molto più ampio e più complesso, più strategico anche per un posizionamento anche commerciale del prodotto che si va a costituire. E questo in particolare per quanto riguarda il genio e la creatività italiana, io ritengo che sia un aspetto fondamentale. Allora, secondo me, serve sicuramente essere molto focalizzati sul bisogno del mercato e dare quindi delle risposte tempestive e molto molto vicine appunto al bisogno del mercato. E un altro aspetto fondamentale è che ciascuna figura che opera all'interno proprio del processo produttivo abbia piena consapevolezza della responsabilità del proprio ruolo. Se tutti crediamo che nel fare le cose dobbiamo mettere la nostra creatività, la nostra passione, il nostro massimo impegno, sicuramente l'esito sarà sicuramente eccellente.